Benvenuti carissimi Metiers! Il Netflix di agosto non mi pare così caldo, ma ci sono diverse cose che meritano sicuramente una possibilità di visione. Andiamo a scoprire quali sono ora! La notizia più rilevante su Netflix di questo momento, però, è sicuramente una e soltanto una. Netflix vuole fare il suo ingresso nel mondo dei videogiochi, fornendo un servizio di streaming che vorrebbe competere con Stadia di Google e Luna di Amazon, che arriverà anche da noi prima o poi. Si sa pochissimo per ora, ma non sarà certamente un servizio in stile Nvidia Now, in cui si noleggia il tempo macchina per giocare a cose che già si possiedono. Non si sa che giochi ci saranno, se ci saranno esclusive o meno, quindi state calmi che si avranno tutte le news a tempo debito. Quello che mi piace sottolineare è come tutti i denigratori di Stadia ora si rendano conto che è stato così avanti sui tempi da non essere compreso soprattutto da chi i videogiochi li ama tantissimo. Quindi non attaccate questi servizi, ma Tim, che ancora non vi ha portato la FTTH, come a me, e vi giuro che l'ho letteralmente nella casa a fianco e in quella dietro, ma non qui, e non ho parole, capito Tim? Molto velocemente, vorrei sapere cosa avete visto il mese di luglio su Netflix e se avete fatto i bravi e condiviso il mio video con i vostri amici e sui vostri social. Io ho apprezzato tantissimo l'anime Godzilla Punto di Singolarità, mi ha ricordato troppo il vecchio stile dei film giapponesi sui kaiju, ma in una veste moderna. Anche Major Grom mi ha stupito e per essere un film russo una possibilità la merita e come. Non avevo segnalato invece la serie Generazione 56K e me ne pento, recuperatela subito perché si tratta di una serie romantica che fonde il mondo delle app attuale con quello del mitico modem a 56K, con cui io a fine anni 90 avevo iniziato la mia avventura sul web. Ora però è il momento di passare davvero ai miei consigli per agosto. Partiamo! Inizio con un film non originale di Netflix, ma vincitore di Oscar e assolutamente da vedere. C'era una volta a Hollywood, è l'ultima opera di Tarantino con attori come Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, che ha vinto l'Oscar per questa interpretazione. Si tratta di un'allegoria di Hollywood negli anni 70 che rivisita anche il mito, per così dire, della figura di Manson e della sua setta. Un finale letteralmente esplosivo e antistorico riporta la firma assoluta di un Tarantino che si dimostra capace di portare sempre una ventata di novità senza mai veramente cambiare. Godetevelo! Arriva il momento di una serie in stile Narcos. Cocaine Cowboys, The King of Miami è composta da 6 episodi da 3 quarti d'ora l'uno, tutti incentrati sulla storia di due narcotrafficanti cubani degli anni 80 che sono riusciti ad importare in Florida in un solo decennio una cosa come 75 tonnellate di polverina bianca. I due personaggi reali, Augusto Willy Falcon e Salvador Sal Magluto, sono veramente due cubani che con la loro arte di arrangiarsi hanno messo su e in scacco le forze federali degli USA per un ventennio, quindi segnatevi questa serie. Rimango ora sul genere thriller e action con Hit and Run, una serie particolare in cui una famiglia vive tranquillamente a Tel Aviv, ma quando la moglie viene uccisa, il marito parte ad indagare sulla sua strana morte. Da qui si apre un vero vaso di Pandora dove viene a conoscenza di non aver minimamente conosciuto sua moglie e la sua vita, diciamo, lavorativa. Questa serie israeliana mi ha subito intrigato e sono veramente curioso di vedermi il primo episodio per capire se merita una visione. Ora cambio totalmente genere passando agli anime con questo remake di Shaman King. La serie originale è datata 2003, se non erro, e deriva dal manga di Hiroyuki Takei. Tratta di un ragazzo che ha poteri sciamanici derivanti dalla sua discendenza familiare. Tutto sarà incentrato in un grande torneo per diventare il miglior sciamano capace di controllare gli spiriti. Come dovreste sapere, non sono un fervente sostenitore dei remake, ma non ricordo con particolare interesse la serie originale, quindi una possibilità dovrei dargliela. Sono contento di fare un salto in Argentina con la serie Il Suo Regno.
Questa è una serie politica e religiosa e infatti un noto telepredicatore viene messo a fare il presidente della nazione quando un suo rivale viene assassinato. Si capisce subito che c'è qualcosa di losco e che il noto predicatore è stato inserito in un losco giro di controllo da parte dei poteri forti argentini. Sembra tutto molto incentrato sulla figura religiosa che plagia la gente e che a sua volta viene plagiato da questa situazione non proprio chiara. Omicidi e intrighi completano il tutto. Ho già virato verso i complotti, quindi perché non buttare dentro anche il documentario Alla ricerca della bomba di Hitler? Si pone con termini ovviamente abbastanza ipotetici su come Hitler fosse vicino alla realizzazione della bomba atomica sul finire della Seconda Guerra Mondiale. Si sa da anni ormai che le ricerche del Reich erano totalmente fuori strada e indietro di anni, però può interessare questo documentario per ricordare un passato bellico che spesso è la madre di tutte le invenzioni. Finisco con la gigantezza di Jason Momoa nel film Sweet Girls. Si tratta di un film in puro stile americano che mette in evidenza la polemica sanitaria sul costo sempre più proibitivo e in mano a case farmaceutiche dei farmaci terapeutici, soprattutto per rare malattie. La moglie del personaggio di Momoa muore a causa di questo aumento dei prezzi. Momoa non le ha certo mandate a dire e minaccia questo capo della casa farmaceutica e da lì parte una vera e propria caccia all'uomo, a lui e a sua figlia, finanziata sottobanco dal presidente dell'azienda. Ovviamente scatta la ricerca della vendetta, oltre che la necessità di sopravvivere. Un film action con alla base questa problematica reale che è una vera minaccia sanitaria. Un film che aspetta di vedere, ma da cui non mi aspetto nulla di così incredibile. Prima di concludere questo video voglio parlarvi delle Olimpiadi. Spero abbiate visto il video live con Casolino da Tokyo di sabato scorso, altrimenti recuperatelo. Per vedere questa 32esima edizione nella sua interezza bisogna farsi forzatamente Discovery Plus a 7,99 al mese. Spero già la prossima settimana di fare un video per spiegarvi come sto trovando questo servizio e come funziona. Nel frattempo mettete mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina se non lo avete già fatto. Ricordatevi di commentare su quello che vedrete e che mi sono dimenticato e soprattutto, se volete farmi un grande regalo, condividete questo video ai vostri amici. Noi ci si vede al prossimo video. Ciao!